Il punk è nato per una mia personale curiosità, negli anni Ottanta ovviamente, perché cercavo in fondo le mie inquietudini e le cercavo attraverso gli altri. Anche perché poi mi ero messo in testa assolutamente di voler fare il fotografo, quindi mi ero licenziato da un posto fisso e mi ero messo a questa cosa così improvvisata. E però la cosa che mi interessava era raccontare la gente. E sono partito da loro, dove poi ho iniziato la fase a lavorare nei giornali per 30 anni. E da lì però è stata una bellissima esperienza perché ho conosciuto persone incredibili. E la città è cambiata, ma tutto sommato non troppo. Era un'altra città sicuramente, come sempre accade. Sono passati 35 anni. Ma direi, grossi cambiamenti tutto sommato nel genere della vita intendo no. Ci sono persone che, per esempio quello che hai sulla copertina, oggi è a Napoli, fa il baritono nell'opera. E altri addirittura sono diventati personaggi, Claudio Guidetti, se guardi non ci bastano 3 pagine di Wikipedia, perché è direttore artistico di Ramazzotti, produttore, a tutto tondo. E sono tutti così, una buona parte, giornalisti, broker. Si vede che il gruppo ha creato forza, evidentemente.